Sono le 21:50 di venerdì 30 agosto e il mio weekend inizia così. Praticamente qui ho lo stucco, i guanti e la spatola perché devo finire il progetto che ho iniziato il weekend scorso. Mi ci sto mettendo adesso perché domani dovrebbe essere già tutto asciutto per poter riverniciare e settimana scorsa avevo stuccato un po', ma siccome il buco era parecchio profondo, ho dovuto aspettare, far asciugare per poter mettere un ulteriore strato e oggi lo posso finalmente fare. Ovviamente domani quando sarà asciutto potrò carteggiare tutto quanto e non sarà così brutto da vedere, però diciamo che sono a buon punto. Ma in questi casi bisogna fare uno sforzo in più per obbligarsi a fare questi lavoretti qua che poi danno tanta soddisfazione. Praticamente sto usando lo stucco pronto, è quello della Star, è lo stucco francese per legno e muri ed è fantastico. Sì, per chi se ne intende sappiate che sto utilizzando impropriamente la spatola per rimuovere il silicone e che si presta proprio bene in questo caso. Stamattina ho già coperto tutti i buchi, tutte le sbavature, non c'è più traccia di stucco, è tutto coperto, tutto perfetto. Anche là sono riuscita a fare un lavoro anche migliore di quello che era prima. Wow, sono veramente soddisfatta. E sono arrivata persino in camera, lì nell'angolino dove c'era la sbavatura sulla presa e anche qua è tutto perfetto. Posso candidarmi per questo tipo di lavori ormai. Adesso però vorrei invitarvi a prendere insieme una decisione. Qua in bagno la pittura che ho messo è smaltata, quindi uno smalto lavabile, però sono in dubbio se aggiungere anche delle piastrelle, tipo così, due file di piastrelle. E non so se farlo o meno, perché in realtà mi piace tantissimo com'è senza, però le piastrelle rendono tutto un po' più pratico e più facile da pulire. E sono le stesse piastrelle che ho usato per la doccia e verrebbe così. Non è così male, in realtà è molto carino. Quindi dovrei mettere due file in questo modo qua. E poi lo specchio. Cosa ne pensiamo? Datemi una mano a prendere questa decisione perché io non mi so decidere. Ho appena scoperto l'acqua calda, letteralmente. Ho appena fatto la mia prima doccia in questa casa ed è una sensazione che non so neanche come esprimerla a parole perché è stato bellissimo, è stato uno spettacolo. Ho appena fatto la doccia è comunque perfetta perché ho scoperto l'acqua calda anche in senso metaforico. Ho trovato questo aggeggio qua, anzi non è che l'ho trovato, sono andata finalmente a comprarlo perché in tanti mi hanno parlato di
questo attrezzo, ma io non mi sono mai spinta tanto e non l'ho mai voluto fare. Solo che ho realizzato che l'acqua, comunque, essendo molto calcarea, qua a Monza lascia un sacco di residui. E se voglio avere la doccia sempre perfetta, nell'ottica poi di averla poi davanti allo specchio, devo prendermene cura. E alla fine ho ceduto e ho comprato l'attrezzo per tirare giù l'acqua dai vetri e vi dirò, non so quanto durerà, però cercherò di mantenere questa abitudine perché sono letteralmente 10 passaggi e mi prenderà un minuto massimo questa operazione e poi la doccia è perfetta, quindi penso che è una cosa che posso fare. Poi ho scoperto un'altra volta l'acqua calda per un'altra cosina. Allora, praticamente sono andata all'Aldi a fare la spesa e ho trovato questi panni Swiffer che conoscevo già, nel senso che li ho già visti nei supermercati, però non li ho mai comprati perché ovviamente costano. All'Aldi invece li ho trovati a 3 euro, quindi ho detto non posso non provarli. Vi devo dire che sono estasiata da come funzionano bene e penso che adesso quando finisco i panni tarocchi per la polvere, sempre Swiffer, andrò a prendere gli originali perché sento che fanno la differenza. Quei panni lì sono veramente una svolta epocale. E poi sento che ho scoperto un'altra volta l'acqua calda per qualcos'altro, però non mi sto ricordando che cosa è nello specifico. Sì, insieme al tergivetri, non so come chiamarlo, ho preso anche un panno in microfibra, molto delicato, questo per asciugare i rubinetti, perché anche lì, se li voglio tenere belli, me ne devo prendere cura, anche lì è un gesto proprio per togliere l'acqua in eccesso e poi rimangono perfetti. E basta. No, non lo so. No, sì. Vabbè, ho provato a sistemare le ante dello sgabuzzo, ma non ci sono riuscita. C'è bisogno di rinforzi, c'è bisogno che venga qui un uomo che sappia fare questo lavoro qua, e cioè mio padre. Sento che mi sto dimenticando qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Nulla, basta, mi verrà in mente. Anche perché adesso mi sono preparata perché sto per uscire. Sto andando al lago e oggi è il 31 di agosto. Per chi come me è nato in Moldavia o in un paese satellite dell'ex Unione Sovietica, questo è l'ultimo giorno dell'estate e vado a festeggiare, mangiare e rilassarmi un po'. Quindi adesso dovrò fare un salto al supermercato per comprare della frutta da portare, perché poi al cibo ci pensano gli altri e vediamo, vi porto con me, vi faccio vedere qualcosina della situazione di stasera. E non lo so, sono stanchissima perché anche oggi ho fatto parecchie cose, però vabbè, ci sta. Almeno ho tappato tutti i buchi e sono felice. Sono proprio felice. Basta, adesso prendo la mia borsa che nel mentre avevo già preparato e andiamo. Sì, ho comprato una cosina. Ve la devo far vedere. Sono stata da Calzedonia perché praticamente tutte le mattine adesso che vado in ufficio emergo dalla metropolitana e mi ritrovo davanti al negozio di Calzedonia e ho guardato per diversi giorni un costume in vetrina e ho deciso di comprarlo anche perché era in mega svendita. Cioè proprio costava pochissimo e non ho potuto resistere. Allora, un paio di mutandine blu con
la parte sul lato B a brasiliana. E questo reggiseno molto elegante, è un colore che mi dona parecchio, quindi sono felicissima del mio acquisto. Me lo sto ovviamente portando dietro perché lo voglio indossare oggi al lago. Basta, andiamo, andiamo che si fa tardi e se no poi ci salta la piscina, perché dove sto andando c'è anche la piscina. Boh, let's go. Mamma mia, come vola il tempo. Giusto un istante fa era sabato e ora sta finendo il mercoledì. E per me questo significa praticamente di nuovo il weekend. Ho acceso la telecamera perché sono molto orgogliosa di me. Ieri sera sono stata a casa di mio papà e ho fatto un po' di meal prep e mi sono preparata un po' di cosine, della pasta con i pomodorini. Questa in realtà è la porzione di domani, oggi mi sono portata un'altra porzione e in realtà per cambiare un po' domani metterò dentro anche un po' di pesto, giusto per avere una cosa un po' diversa. Poi mi sono preparata del riso e questi sono in realtà dei broccoli che ho comprato già pronti all'Esselunga e ho fatto bollire delle uova di modo da avere almeno per qualche giorno delle proteine, perché comunque le uova bollite così si conservano anche fino a 4 giorni nel frigo, quindi perfetto per me. E adesso stasera mangio riso, broccoli e uova. E aggiungerò anche un po' di funghetti giusto per rendere il tutto un po' più interessante. Ma siccome è tutto freddo da frigo, mi sto inventando questa cosa per scaldare. Non so se riuscirà. Intanto ci proviamo. Praticamente ho fatto bollire dell'acqua e la metterò qua dentro e poi scolerò il tutto. Vediamo come va. Mi metto qua, così se faccio dei danni potete assistere. L'unica cosa che ho paura, sto rischiando di far scoppiare questo contenitore perché è freddo da frigo. Va, però sta andando tutto bene. Certo che la roba era proprio ghiacciata da frigo. Caldo, caldo, solo che adesso è tutto anacquato, quindi devo scolare. Anche qua soluzione molto creativa, userò il filtro del caffè. Esperimento super riuscito, guardate qua che piattino, è bellissimo. Ho il mio riso, i miei broccoli, i miei funghetti, tutte le mie cose preferite, l'uovo. Cosa chiedere di più? È tutto perfetto. Ora ceno e poi vi faccio vedere una cosa che ho comprato. A dopo. Anzi, facciamo l'assaggio, vediamo se è buono anche. È squisito. Eccomi qua tutta soddisfatta della mia cenetta. L'ultima cosa che vi voglio far vedere prima di chiudere le trasmissioni per oggi, anche se sono state brevi perché sono distrutta, queste 3 settimane in ufficio mi stanno provando particolarmente e oggi è stata veramente tosta. Oggi proprio sono tornata a casa con
il cervello in fiamme e quindi ho bisogno di staccare. Anche se staccare sarà fare una doccia e poi riprendere a fare qualche altra cosa per portarmi avanti, ma questa è la vita. Vabbè, l'ultima cosa. Ho comprato un cuscino perché è vero che arrederò questa casa piano piano e si va per priorità. Siccome adesso avevo un solo cuscino, che tra l'altro neanche mi piace tanto perché è un memory che non funziona benissimo, cioè proprio mi sento tutto il collo teso, la testa non sprofonda abbastanza, e allora ne ho comprato un altro. Questo l'ho comprato da Ipercasa a Monza, sul viale delle industrie c'è un grande Iper e dentro anche la sezione casa. È un cuscino made in Italy in memory e ha un sacco di cose interessanti, che sono il fatto di essere traspirante, di dare sostegno, con trattamento antibatterico e vabbè, battericida, doppiamente battericida, spero faccia bene alla salute, perché poi sappiamo che troppe cose chimiche non vanno bene. Però mi è piaciuto perché è morbidissimo, guardate qua, è proprio una cosa spettacolare. Cioè, anche solo schiacciando con una mano piano piano la mano sprofonda e non vedo l'ora di dormirci sopra stanotte. Ha anche una fodera sottile, ma è sfoderabile, quindi si può lavare, quindi perfetto. Basta, adesso preparo il mio letto, vado a farmi una doccia e si va a dormire. Spero di potervi aggiornare con qualcos'altro domani, ma intanto la mia pancia oggi è felice perché a pranzo ho mangiato bene, a cena ho mangiato bene, quindi sono grata. Nella vita imparare ad essere grati per le piccole cose è fondamentale, perché altrimenti non ne usciamo più. Con questa perla di saggezza vi lascio e ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno! L'avevo detto io che in un attimo sarebbe stato di nuovo il weekend. Così è andata. Oggi è venerdì, io sono in smart, il mio primo smart nella casa nuova. Quante prime volte che mi sta regalando questo trasloco, è incredibile. È appena scattata la mia pausa pranzo e quindi ne approfitto per spacchettare insieme a voi un ordine. Ho comprato una bilancia, non perché io debba dimagrire, ma perché è comunque importante per me mantenere il peso forma, soprattutto per motivi di salute e per evitare di ammalarmi in qualche modo per problemi di sovrappeso. E voi direte: no, ma non hai bisogno. Lo so, me lo dicono in tanti, però il punto è che uno deve fare delle cose giuste per mantenere il peso forma, e per me una di queste cose è anche ogni tanto pesarmi. Ho preso questa bilancia su Amazon ed è una bilancia Rowenta, come cacchio si pronuncia, Rowenta. È bellissima e tra l'altro nei vari negozi in cui sono andata l'ho trovata bianca a 3 volte tanto il prezzo, 30 euro circa, mentre su Amazon l'ho presa a 11 euro, pochissimo, era scontatissima. Ha già le pile integrate, vediamo se riesco a tirarlo fuori. Olè. Ok, funziona. Nera, semplice ed elegante, fine, non c'è molto da dire. Bilancia semplicissima, anche perché io in quelle tipo con gli impulsi non ci credo molto, perché alla fine sono più calcoli matematici che altro e quindi sono soldi buttati.
l'ho avuta in passato e non la usavo nemmeno tantissimo, a parte all'inizio quando era una novità, poi l'ho usata più così, per pesarmi piuttosto che per misurare altri valori. Basta, adesso devo anche pranzare tra l'altro e poi riprenderò a lavorare. Sto aspettando un altro pacco che arriverà domani, quindi vi farò vedere anche quello. La cosa bella di questa settimana è aver fatto un po' di meal prep e quindi l'aver mangiato pasti caldi diverse volte questa settimana. Oggi a pranzo mi sa che mangio una cosa semplice, un po' di kefir, un po' di cracker, un po' di noci, perché mi sento un po' di aver bisogno di mettere a posto il mio stomaco, e il kefir e il pane secco o i cracker sono la cosa giusta. Nel frigo ho anche un po' di frutta, quindi per merenda mangerò un po' di frutta a burro d'arachidi. Questo intanto è tanta roba. Per 100 ml abbiamo 3,3 grammi di proteine. Quindi se sono metà, perché metà l'ho già bevuto, quasi 9 grammi di proteine. Più anche le noci hanno delle proteine in realtà, quindi. Ragazzi, mi stavo dimenticando, ma ho un altro ordine da spacchettare insieme a voi. Questo arriva da Efarma ormai, ordine immancabile da queste parti, almeno una volta ogni 2 mesi succederà. Però è un must perché trovo tutto quello che mi serve a prezzi veramente competitivi. Ho preso un po' le solite cose più qualcosina di nuovo, infatti per quello spacchettiamo insieme, sennò non vi starei ad annoiare con le solite cose che avete già visto 1000 volte. Allora, sbirciatina, tadam. È stato impacchettato forse da Alessia. Wow, questa cosa la noto per la prima volta. Allora, cosa solita in offerta, questo per l'ovaio policistico, lo sappiamo. Poi refill di Hydratenseur di Rilastil, la mia crema per il viso. Tolerien, crema per gli occhi di La Roche-Posay, questa è la mia preferita ormai da un annetto buono. Poi ho ricomprato dopo un po' di tempo il Bio Repair Plus, questo è per i denti sensibili, lo uso in abbinata all'Elmex per i denti sensibili, quello verde, quindi utilizzo un po' Elmex, un po' Bio Repair. Poi ho ricomprato la crema per le mani, sempre Rilastil, che è un marchio che ormai sto amando tantissimo, questa la Xerolact, formato mini da borsetta, perché sono i formati che vanno bene per me, altrimenti non me le porto dietro. E infine, una novità, ho preso il Bio Oil, quello naturale, quindi con solo oli naturali, questo è perfetto per le cicatrici, per le smagliature e per curare la pelle in generale, per darle un colorito un po' più uniforme, elasticizzarla e nutrirla. E l'ho preso perché uno, ho la pelle secca sul corpo e vorrei un attimo coccolarmi un po' di più, e poi perché vorrei iniziare a farmi i massaggi al viso con l'olio, quindi almeno quella volta alla settimana di farmi una buona maschera e un massaggio al viso. Questo penso che mi aiuterà proprio a migliorare la mia pelle ancora di più. Ci sono solo oli naturali. Sentiamo il profumo. Non riesco a sentire un profumo. Buonissimo. Ah, mi sembra di essermi spalmata un bouquet di fiori addosso. Meraviglioso. Mmm.
Non vedo l'ora di provarlo sul viso. Basta, questo è quanto per oggi. Adesso in realtà la mia pausa pranzo sta giungendo al termine, quindi mi rimetto a lavorare e ci vediamo più tardi. Ho appena finito la mia settimana lavorativa e mi sono messa tutta carina e vado a fare una passeggiata per scoprire un po' i dintorni della casa nuova, perché ancora non ho fatto un giro. Andiamo insieme. Passeggiatina fatta! Non è stata una camminata tanto sprint, no, in realtà ho camminato abbastanza, una mezz'oretta, e speravo di trovare qualche cosa di più interessante perché vedevo il canale tutte le volte, allora pensavo che ci fosse una passeggiata sul canale e invece non c'è, c'è solo il ponticello sopra. E basta. Nei dintorni ho trovato una villa bellissima. Non ho fatto un video per YouTube, ma ho fatto delle foto. Come potete vedere è spettacolare. Sembra trasportata dal centro della Spagna qua, in mezzo al quartiere periferico di Monza. E poi vabbè, ho visto un po' di parchetti. La zona è abbastanza vivibile e ho fatto amicizia con un gatto. Non lo so cosa gli è preso, quando mi ha visto è impazzito, ha attraversato la strada miagolando, mi è venuto incontro per farsi fare le coccole, dolcissimo. Basta, adesso è arrivato il momento della cena e poi mi attivo per fare delle cose in casa, perché oggi ho soltanto lavorato e adesso devo cominciare a sistemare un po'. Volete vedere la faccia di una persona distrutta? Eccola qui. Ho passato il pomeriggio qui ad aspettare il mio pacco, ma non ho sprecato il tempo perché ho montato il mio showreel e ho mandato un sacco di mail, mi sono candidata a un sacco di progetti e con un sacco di agenzie. E sono soddisfatta, ho mandato tante mail, ma per me. Nel mentre il mio pacco è arrivato puntuale, puntualissimo alle 5. Wow, si presenta così e già ho paura che non andrà bene. Ok, allora ho preso una cosetta per aiutarmi ad organizzare ancora meglio. In questo caso si tratta di una borsa per la biancheria sporca. Da quello che avevo visto su Amazon mi sembrava rigida, mentre non lo è nella realtà. Vediamo se riusciamo ad usarla. Allora, sarà sicuramente meglio rispetto a quella che ho adesso, perché in questo momento ho dei sacchettini che sto usando come sacchi per la biancheria sporca. Vediamo un po' insieme. Allora, intanto è grigio, ha tre sezioni colorati chiari e scuri. E per capienza andiamo bene, è molto capiente. L'unico problema è che però sta su in piedi, guardate qua. Ta-da! Ho un sacco per la biancheria.
Dove li mettiamo questi nei colorati? Ovviamente direte. È perfetto. Va bene, va benissimo, anche perché quando sarà tutto sistemato questa sacca non sarà in bella vista, ma sarà nascosta nello sgabuzzo, mentre ora sta qui e mi sembra più che perfetta. Wow! E questo era l'ultimo acquisto che ci tenevo a farvi vedere e a includere in questo video, per cui adesso che sono libera di andare fuori di casa vado a fare un po' di acquisti, perché devo fare una valigia e mi servono per partire, e vado a prepararmi una buona pasta a casa di mio padre, perché oggi ho mangiato un po' così a caso e quindi ho bisogno di mangiare qualcosa di serio. Per cui io direi che questo video lo chiudiamo, ci vediamo nel prossimo con gli acquisti, la valigia e come mi preparo, la routine per prepararmi per un viaggio, cosa faccio esattamente in vista del viaggio a casa e per la valigia e per me. E basta, vi saluto, vi mando un abbraccio gigantesco, ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!